Catonica Fides. Catechesi del lunedì a cura di Padre Serafino Maria Lanzetta. Grazie Mauro e un caro saluto a tutti voi. Sono onorato di essere qui ed era una promessa che avevo fatto a lui, che mi scriveva un po' di tempo fa chiedendomi se passavo di fermarmi qui al vostro gruppo, e poi approfittando dell'andare a Lugano, dove insegno alla facoltà di teologia, ho fatto un corso adesso, e approfittando della distanza non molto lunga sono venuto anche qui. Quindi bene, allora onorato di essere con voi. E il tema di cui vorrei parlarvi è il tema della Chiesa e del Papa in un'ora drammatica della storia. Questo è il titolo del mio libro pubblicato di recente. Questo mi dà modo anche di riflettere con voi su uno status questionis del problema. Vorrei partire proprio da questo aspetto, e cioè fare una panoramica su ciò che accade oggi, partire da quello, dai fatti, da quello che succede, per poi fare qualche riflessione più teologica, se vogliamo, e quindi trarre qualche riflessione per la nostra vita di fede. E il mio scopo chiaramente è quello di incoraggiare ciascuno di voi a continuare, a rimanere saldi nella fede. È un momento molto difficile, è un momento di grande prova per tutti, e credo che la tentazione più forte sia quella di dire: ma chi me lo fa fare? Perché rimanere ancora in questa Chiesa? Che cosa c'è veramente di cattolico in questa Chiesa? E allora proviamo altre esperienze, andiamo altrove, facciamoci un nostro gruppo, facciamoci una cosa piuttosto nostra, no? E invece vorrei proprio dirvi che oggi più che mai abbiamo ragioni da vendere per poter rimanere cattolici, rimanere fedeli alla Santa Madre Chiesa, che nonostante i cambiamenti, nonostante la stagione che viviamo, però rimane sempre la stessa. E allora, dopo questo status questionis, rifletteremo in modo più sistematico, se vogliamo, su che cos'è la Chiesa e quindi il rapporto che c'è tra la Chiesa e il Papa, perché è un discorso fondamentale, altrimenti rischiamo di assorbire la Chiesa nel Papa, oppure viceversa di il Papa nella Chiesa, fino a dimenticare chi è il Papa. Bene, partiamo da quello che succede. Individuerei tre ambiti di tre questioni fondamentali. La prima, quello che si vede è una crescente sfiducia verso la sede di Pietro, e quindi un rifiuto ostinato, se vogliamo, ma un rifiuto comunque costante e crescente del primato petrino. Questa sfiducia si alimenta dal fatto che c'è una crisi evidente, c'è un magistero che insegna anche ciò che non può essere insegnato, e mi riferisco a Fiducia Supplicans, questo documento che prevede la benedizione di coppie irregolari e di coppie dello stesso sesso, che poi del resto contraddice quanto lo stesso Dicastero aveva detto qualche anno prima. Com'è possibile mettere insieme due documenti di cui l'uno contraddice l'altro? E questo è spiegabile, chiaramente si può mettere insieme le due cose se vediamo che il problema è piuttosto politico, ancora prima di essere teologico. C'è poco di teologico in tutto questo, anche perché Fiducia Supplicans, con delle capriole acrobazie teologiche, cerca di giustificare le benedizioni togliendo a queste benedizioni estemporanee, benedizioni così libere, non liturgiche ma devozionali, proprio il loro status, non di benedizioni liturgiche, ma di benedizioni in quanto tali.
Perché se la benedizione è tale, benedicere, dire bene, non perché io dica qualcosa di bene, ma perché Cristo che ti dice bene, che ti dice il bene, che ti dà il bene, quella benedizione non può che essere liturgica, non può che impegnare il mio essere persona Cristi quando benedico, e non il mio essere quello che sono io, povera persona umana, altrimenti che senso ha benedire? Pertanto non è possibile distinguere come prova a fare il documento. Allora, c'è un problema politico qui, e bene dirlo senza infingimenti, c'è un problema politico che giustifica questa disparità che si vede tra due documenti di cui l'uno toglie quello che l'altro pone, e come si fa a metterli insieme? E appunto, in un momento in cui regna soprattutto la scelta politica, giustificata con una parvenza teologica. Però il punto è che questo modo di operare, questo modus operandi, provoca una sfiducia nei confronti della sede petrina. Perché se la sede petrina fa questo gioco, questo doppio gioco se vogliamo, allora dov'è l'autorità di Pietro? Dov'è la roccia che Cristo ha dato alla sua Chiesa perché rimanesse salda e non venisse scossa dai vari venti, no, della storia e della cultura e dello zeitgeist del tempo? Dov'è la roccia? E se Gesù parla di roccia, tu sei Pietro, e su questa pietra, su questa roccia, Petros, edificherò la mia Chiesa, allora la pietra deve essere una pietra, altrimenti la parola di Gesù non sussiste più. Gesù si è sbagliato. Ecco lo scandalo. Allora se la roccia non è più tale, non significa che Gesù si è sbagliato. Non può significare quello. Che cosa significa? Che cosa significherebbe? Che la roccia non è tale, quindi che il Papa non è Papa. Questa sembra l'ipotesi più plausibile. Davanti a questo scandalo di una roccia che si sfrega, porosa, qual è la soluzione che si dà al problema? È la soluzione che appunto il Papa non è tale. E quindi veniamo al secondo punto. In questa crescente sfiducia verso la sede di Pietro cresce anche, si fa strada, un nuovo e variegato sede vacantismo. Sede vacantismo di segno diverso, di segno opposto anche, che praticamente dice che la sede di Pietro è vacante, non c'è il Papa. Non c'è magari formalmente, anche se c'è qualcuno che materialmente occupa quella cattedra, occupa quel posto. E qui è bene spendere qualche parola in più su questo rampante sede vacantismo, molto diffuso, di segno opposto. Vorrei accennare ad un caso che mi sembra quello che meriti più attenzione dal punto di vista della riflessione teologica. Ed è l'ipotesi, perché si tratta di ipotesi qui. Questo è bene chiarirlo, cari amici. Non c'è nessuna tesi, non c'è nessuna rivelazione che giustifichi queste tesi sedevacantiste. Sono ipotesi umane che pretendono di diventare tesi e quindi di affermarsi per dirci come stanno le cose. Scientificamente sono ipotesi e rimangono, devono rimanere ipotesi. Anche questo ci dà la garanzia che nessuno di questi che parla e che postula una visione di sede vacantismo ha il diritto di dire quello che, cioè nessuno di questi può pretendere di avere la verità in tasca e quindi di aver trovato la soluzione che giustifica, che ci dà che spiega quello che appunto sta succedendo oggi. Partiamo da questa premessa, che è importantissima, una premessa proprio di lavoro. L'ipotesi non può diventare una tesi, altrimenti è una contraddizione scientifica. La tesi è tale se è provata dai fatti,
Ci sono delle prove evidenti e queste prove non possono essere prove soltanto per colui che propone l'ipotesi. La prova deve essere evidente a tutti. E siccome parliamo di Chiesa e non parliamo di una associazione, la prova evidente deve essere ecclesiale, deve essere universale, deve essere poi una prova che viene accolta e dichiarata tale da chi ha la capacità di farlo. E se trattiamo del Papa, colui che ha la capacità di portare queste prove è il collegio, il conclave che ha eletto il Papa. Quindi i cardinali elettori, non un giornalista, o non un prete, o non un vescovo. Altrimenti c'è il vizio di trasformare l'ipotesi in una tesi e quindi di giustificare la propria idea in ragione di questo passaggio indebito e di provocare più sconcerto che invece di rassicurare gli animi. Quindi attribuire a un'ipotesi il valore di una tesi non funziona. Una tesi fondata su un'ipotesi non è solo scorretta, ma anche pericolosa, disastrosa. Ed è quello che accade oggi. Qual è questa ipotesi? Ne vorrei citare soltanto una, che mi sembra, appunto, dicevo, più degna di attenzione dal punto di vista logico, intellettuale. È la tesi che parte da un presunto vizio di consenso in Papa Francesco nel diventare Papa, nell'accettare l'elezione pontificia. Quale vizio? Invaliderebbe il governo del Papa. Quindi Francesco non avrebbe l'intenzione di promuovere il bene della Chiesa, e questo lo si evincerebbe dai suoi atti che contraddicono la fede, ma chiaramente dovrebbero essere tutti gli atti materialmente presi e numericamente intesi. Ma evidentemente se c'è un atto invece che contraddice questa tesi, la tesi non può essere più provata. Se c'è un atto che va nella direzione della fede cattolica e che non è uno sfaldamento di questa fede, evidentemente questa intenzione che rimane invisibile, rimane spirituale, non è provata. Il vizio del consenso è qualcosa che riguarda la volontà, e la volontà è spirituale, non si vede. Chi può giudicare l'intenzione di un'altra persona? La puoi giudicare se ci sono delle prove, dei fatti. Ora, se questi fatti però non sono tutti unanimi, chiaramente c'è una maggioranza di fatti che va verso che è contraria alla fede, ma se ci sono anche altri fatti, seppur pochi, minimi, che invece dicono l'opposto, e allora la tesi che prova a giustificare qualcosa di invisibile non è fondante, non è validante. Però, secondo questa tesi, Francesco non avrebbe quindi in tutti i suoi atti l'intenzione di promuovere il bene della Chiesa. Dunque, quando ha accettato di essere Papa, lo ha fatto soltanto in modo materiale, fisicamente, ma non con la sua volontà, non con il suo voler essere Papa. E quindi si tratta di un Papa che sarebbe materialmente tale, ma non formalmente tale. È una versione del sede vacantismo, ma non nuova, che si rifà ad una tesi che risale già ai primi anni del pontificato di Paolo VI, la tesi conosciuta come tesi di Cassiciacum, con riferimento a Paolo VI e poi ai suoi successori, che risale ad un padre, il padre Gérard de Laurier, il quale sosteneva proprio questo, cioè che Paolo VI era Papa soltanto materialmente, ma non formalmente, quindi i suoi atti di Papa erano invalidi. Pertanto,
l'intenzione che avrebbe nel promuovere i suoi atti sarebbe un'intenzione malvagia, un'intenzione cattiva. Questa tesi del vizio di consenso, che giustifica una formale assenza del pontefice, è una sorta di, comunque, di sede vacantismo. Non entro in quella che mi sembra più diffusa a livello di internet, se vogliamo, a livello così mediatico, della tesi secondo cui Francesco non è papa o perché Benedetto XVI non avrebbe mai rinunciato o perché non sarebbe stato eletto validamente a causa di una invalidità procedurale. Questa era la tesi originaria di Socci, Antonio Socci, ma che poi nel tempo ha cambiato idea e adesso è un papalino di ferro. Bene, non entro in quest'altra tesi perché non mi sembra opportuno, ma che cosa rispondere? Capite che questa sfiducia verso la sede di Pietro è alimentata da questo variegato ma costante martellamento sede vacantista. Ora, se questo fosse vero, se il Papa non c'è, dov'è la Chiesa? O meglio, se il Papa non c'è e non c'è per tutto questo tempo, non solo per il tempo minimo quando il Papa muore o si dimette deve essere rieletto, quel tempo di sede vacante che però è minimo in relazione al Papa che deve essere eletto, se il Papa per tutti questi anni, addirittura da Paolo VI in poi, non c'è, e dov'è l'aspetto visibile della Chiesa? Dov'è la Chiesa? Si riduce la Chiesa al suo aspetto invisibile. E questo non è la tesi di Lutero, che rifiuta la Chiesa gerarchica, rifiuta la Chiesa visibile in nome di una spiritualità della Chiesa, di una Chiesa che è mistero invisibile. Quindi, se questo fosse vero, la Chiesa avrebbe rinunciato al suo aspetto visibile. Ma in questo caso faremmo delle parole di Gesù delle parole senza senso. Cioè, Gesù che dice le porte degli inferi non prevarranno contro di essa è un Gesù che giustificherebbe una Chiesa che per lunghi anni non è visibile. È una Chiesa che diventa realtà spirituale. Realtà spirituale che molto spesso significa realtà interiore, realtà soggettiva. E non è un caso che in questa logica pullulano sette che fanno della Chiesa una realtà soggettiva. La realtà di quel santone, di quell'altro predicatore, predicatore. La Chiesa è una e questa unità è visibile in questa complementarietà indissolubile tra aspetto invisibile, corpo mistico di Cristo, e aspetto visibile, Chiesa, società, gerarchica. Non dobbiamo dimenticarlo, Chiesa, società, gerarchica. Bene, allora lo scandalo provocato da quello che succede, che prova ad essere risolto, si prova a risolverlo dicendo che il Papa non c'è perché altrimenti la roccia sarebbe una roccia che si frantuma, quello scandalo deve essere risolto con l'accettare un'altra cosa. Non che non c'è la roccia, perché la parola di Gesù è una parola che rimane, ma che la roccia, a causa di un problema altro, può anche rinunciare ad esserlo, ma senza che rinunci che scompaia la roccia, perché in fondo la roccia è Pietro. Questo è un punto, mi sembra, essenziale, che sottolineo nel mio libro. Pietro è che fa, cioè pietra, nella misura in cui crede e nella misura in cui è visibilità transpersonale di Cristo, nella misura in cui aderisce a Cristo con la fede.
perché in fin dei conti la roccia sulla quale è fondata la Chiesa è Cristo. Cristo è la roccia. Pietro è la roccia nella misura in cui è visibilità di Cristo e con la sua fede fa trasparire la presenza di Cristo. Beato te, Pietro, perché quando Pietro, vi ricordate, professa la sua fede, tu sei il Cristo a nome degli apostoli. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Beato te, perché nella carne e nel sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico, tu sei che fa e su questa roccia edifico la mia Chiesa. Quale roccia? Soltanto la fede soggettiva di Pietro? No, altrimenti la roccia sarebbe soggetta ai vari mutamenti della storia. La fede oggettiva di Pietro, la fides quae, la fede, le verità di fede, la rivelazione, la fede di Pietro che è a senso a Cristo, a senso a colui che rivela, a colui che è lo spirito di verità, che suggerisce a Pietro. Quindi la fedeltà di Pietro a Cristo mediante la fede. La roccia è Pietro che crede. Non soltanto la fede, altrimenti ritorneremo al problema di Lutero, chiesa soltanto invisibile, fede, quindi ognuno che crede è roccia nella chiesa. Ogni fedele battezzato come vuole Lutero è sacerdote, sacerdozio universale, basta, non c'è un sacerdozio ordinato. Perché appunto la chiesa è soltanto una realtà interiore, invisibile. Con la fede tu credi e quindi quella fede è manifestazione della Chiesa. Eh no, non è soltanto la fede di Pietro, ma Pietro come persona che crede con la fede della Chiesa. E quindi capite, Pietro che crede con la fede della Chiesa manifesta che cosa? Manifesta una priorità della Chiesa rispetto a Pietro. Viene prima la Chiesa e poi Pietro. Per cui, ubi Petrus, ibi Ecclesia, chiarissimo, un detto antichissimo, a cui deve corrispondere necessariamente anche l'inverso, ubi Ecclesia, ibi Petrus. Dove è la Chiesa? Lì è Pietro. Perché la Chiesa precede Pietro. Perché la Chiesa precede Pietro? Perché la fede precede Pietro e fonda la Chiesa. Senza la fede non c'è la Chiesa. Senza la fede non ha senso Pietro. Non c'è la roccia. La roccia si sgretola perché non c'è Cristo che costituisce la Chiesa sulla verità che Lui è il Figlio di Dio. La Chiesa precede Pietro. E quindi fonda la missione di Pietro. Quindi il vero problema è proprio questo, bisogna distinguere, cari amici, e non fare d'un'erba un fascio. Bisogna distinguere tra Chiesa, mistero, invisibile e visibile, corpo mistico e gerarchia, società gerarchica, e Pietro. Però per distinguere meglio vorrei fare un accenno ad un problema che mi sembra un po' la radice dell'attuale smarrimento nella Chiesa. Perché siamo arrivati a questa confusione tra Pietro e la Chiesa, al punto che sembra che la Chiesa è assorbita dal Papa? La Chiesa non esiste se non nella persona del Papa. E quindi qualsiasi cosa dice il Papa è Chiesa, è fede. Questa è una tendenza molto presente nella nostra Chiesa. Il Papa, perché tale, qualsiasi cosa dica, è magistero. Quindi la Chiesa, la fede, è assorbita dalla persona del Papa. Praticamente la Chiesa e la fede scompaiono e rimane il Papa. Ma perché si è arrivati a questa posizione? Questa posizione ha delle radici storiche e teologiche che potremmo ravvisare
nella confusione che precede tra Concilio Vaticano II e Chiesa. Prima di arrivare al problema dell'appiattimento Papa-Chiesa, c'è un altro appiattimento che è stato fatto dai promotori di quella che noi potremmo definire ermeneutica della discontinuità e della rottura, per dirla con Papa Benedetto XVI, cioè quelli che proponevano e che propongono ancora il Vaticano II come una sorta di superdogma, unico concilio della Chiesa o anno zero della Chiesa. La Chiesa inizia col concilio, cose attualissime, no? Le abbiamo sentite tante volte, alcuni le ripetono ancora, anzi forse oggi sono più amplificate, però poi se vai a vedere si parla di concilio, ma poi del concilio non si cita mai i suoi testi. E allora dov'è questo concilio? Di quale concilio stiamo parlando? Però il problema, ripetiamolo, il problema della unità fino alla mancanza di distinzione tra Papa e Chiesa risente di un problema a monte che dobbiamo risolvere ancora. Il problema della confusione tra Chiesa e Concilio. Concilio che assorbe la Chiesa fino a far dimenticare che la Chiesa precede il Concilio e che non è un Concilio. Il Concilio lo si celebra, e la Chiesa ne ha fatto 21 e non soltanto uno, non soltanto l'ultimo. Il Vaticano II è l'ultimo di una lunga serie, sono 21 concili. Sin dal primo, che è quello di Nicea, 325, la Chiesa ha celebrato, ha convocato un concilio per poter insegnare la fede. I padri di Nicea, i vescovi che si radunano a Nicea per confutare le tesi di Ario, che praticamente faceva di Gesù un superuomo ma un semidio, quei padri, quei vescovi furono definiti padri per la prima volta, perciò abbiamo padri conciliari. Perché padri? Perché con il loro insegnamento della fede generavano i fedeli a Cristo, era un generare nella fede a Cristo. Ma quel concilio, come tutti gli altri concili, sono stati convocati appunto per insegnare, per generare i fedeli nella fede, per confutare gli errori che minacciavano la cosa più, il bene più importante che la Chiesa ha, il tesoro più grande che la Chiesa ha ricevuto da Cristo, che è la fede. Senza la fede non c'è salvezza. E allora la confusione ermeneutica che si genera, che a mio giudizio si genera non a partire dal post-concilio, ma si genera nel concilio stesso, per una mancata distinzione tra ciò che è pastorale e ciò che è dottrinale. Le due cose a volte si sommano, le due cose si sposano fino a confondersi tra loro. Questo ha generato una ermeneutica, che poi è stata quella più potente, se vogliamo, quella più gettonata, quella più conveniente, quella più mass mediatica, che ha fatto sì che il concilio apparisse come nuova chiesa. Rahner definiva il Vaticano II l'inizio dell'inizio. L'inizio dell'inizio. La Chiesa inizia in un modo nuovo. E Rahner diceva che la Chiesa diventa al Vaticano II una Weltkirche, una Chiesa mondiale. È al Vaticano II che questo succede. Per cui il Vaticano II viene visto come momento iniziale, momento paradigmatico della Chiesa. Ora, il punto è questo. Il Vaticano II, che viene anteposto alla Chiesa, in questa logica viene visto come concilio che precede e perciò viene visto come un superdogma.
ma visto nella sua interezza, cioè si parla sempre di concilio, a volte non si aggiunge neanche Vaticano II perché tutti sanno di che si parla, è vero? Quando si parla dell'ultimo concilio basta dire concilio e tutti capiscono. Se io dico concilio ma mi riferisco a Trento, chiaramente mi devo spiegare, devo dire concilio di Trento, perché altrimenti nessuno capisce. Se dico concilio, voi capite, tutti capiamo, soprattutto i monsignori capiscono che si tratta del Vaticano II. Bene, questa visione del Vaticano II in blocco, fino a far del Vaticano II il super dogma della Chiesa, che cosa ha provocato? Ha provocato una reazione di segno contrario, un rigetto del Vaticano II in blocco, come eresia, come male che minaccia la Chiesa, di cui liberarsi. Il punto è che la visione, seppur di segno opposto, è la stessa. Vaticano II, blocco unico, non plus ultra della fede, Vaticano II, proprio perché insidioso, qualcosa da eliminare, da rigettare. E allora questo che cosa provoca? Questa visione del Concilio Vaticano II in blocco, perciò o come superdogma o concilio da rigettare perché dannoso per la fede, ora si trasferisce alla persona del Papa. Basta sostituire Vaticano II a Papa e abbiamo lo stesso problema. O Francesco come anno zero della Chiesa, o Francesco non Papa perché dannoso per la fede della Chiesa. La stessa visione di la visione come blocco, no? Unitaria, senza distinzione. Non c'è distinzione. Così come per il Concilio, così anche per il Papa. E allora si passa, in una parola, dal neoconciliarismo, concilio superiore al Papa e alla Chiesa, anche se di segno opposto, all'iperpapalismo dei nostri tempi. C'è un iperpapalismo anche in queste posizioni sede vacantiste che riassumono, risolvono la persona Chiesa nella persona del Papa. È un iperpapalismo. Per quanto questo non voglia essere sentito dagli oppositori di Bergoglio, che scelgono altre strade per opporsi a lui, ma sono di fatti iperpapalisti, cioè persone che risolvono la Chiesa nella persona del Papa. Capite allora? È quel problema irrisolto. Benedetto XVI ha dato un grande contributo, soprattutto a mio giudizio ha riaperto una questione che sembrava essere lì chiusa, cioè il dibattito sul concilio. Ha fatto sì che si riaprisse un dibattito proficuo e quindi lui ha provato a vedere qual è il problema. Due ermeneutiche dice che si contrappongono. Però poi nel discorso finale, prima di entrare nel... quando si era già dimesso nel discorso a braccio, distingueva un concilio dei padri svoltosi nella fede, un concilio dei media, un concilio politico, virtuale, e diceva che quel concilio virtuale si era imposto, era stato più forte, più potente, e quindi aveva vinto. Ma bisogna ritornare a quel problema, bisogna risolvere il problema della giusta relazione tra concilio e Chiesa, per risolvere anche il problema della giusta relazione tra Papa e Chiesa. Allora diciamolo brevemente. Che cosa viene prima? Il concilio o la Chiesa? È chiaro che Cristo costituisce la Chiesa, non il concilio. Il concilio è una manifestazione collegiale del Magistero, ma non è Chiesa. È una manifestazione della Chiesa, ma la Chiesa è costituita in diversi momenti, dei quali uno, e non quello unico, è la costituzione di Pietro quale pietra della Chiesa.
Ma la Chiesa non nasce soltanto con la costituzione di Pietro, quale pietra. È un momento importante, ma non l'unico. Il momento culminante, perché quello iniziale è la scelta dei dodici, è lì che inizia la Chiesa. Ma quello culminante non è tu sei Pietro, ma è questo è il mio corpo, dato per voi. Fate questo in memoria di me. È l'Eucaristia il cuore della Chiesa. E il Papa è chiamato a servire l'Eucaristia. Il Papa, potremmo dire così, è in funzione dell'Eucaristia, del sacrificio di Gesù. Deve salvaguardare quel mistero che fonda la Chiesa, che edifica la Chiesa. È colui che crede perché quella fede, soprattutto nel corpo e nel sangue di Cristo, rimanga la fede viva della Chiesa. Quindi è la Chiesa che precede il Concilio e pertanto il Concilio deve essere visto in relazione alla Chiesa. È il Concilio che deve essere ricondotto alla Chiesa e non la Chiesa risolta nel Concilio. E questo mi sembra quello che accade, è accaduto da più di 50 anni a questa parte. La Chiesa cattolica identificata con il Vaticano II. E se tu non accetti il Vaticano II non sei cattolico. Praticamente è questo che si dice. Se non hai la carta d'identità del Vaticano II non puoi essere ammesso o alla liturgia o ad una manifestazione della fede cattolica. L'essere cattolici non dipende dal Concilio, dipende dalla fede. E pertanto questa visione ristretta di liturgia che è soltanto la nuova messa è una visione che dipende da questa visione di Concilio che assorbe la Chiesa, ma non è una visione cattolica. La liturgia è manifestazione della universalità della fede, perché dipende dalla fede. La liturgia fonda il nostro, la liturgia meglio anima il nostro, nutre il nostro essere credenti. Allora, chiarito questo, che c'è la Chiesa e quindi ogni suo concilio, magari un giorno il Concilio Lateranense VI, più che un Vaticano III, meglio un Lateranense VI, o un Concilio di Trento II, un Concilio di Cremona I. Ma prima di tutto questo c'è la Chiesa, altrimenti non avrebbe senso fare un concilio. E quindi, veniamo a noi, chiarito questo, bisogna chiarire che il Papa non precede la Chiesa e non è la Chiesa. La Chiesa sono io, non funziona. La Chiesa non è il Papa è a servizio della Chiesa. Ed è a servizio della Chiesa nella misura in cui crede con la fede di Cristo. In questo modo edifica la Chiesa. In questo modo salvaguardia il bene più grande della Chiesa che è l'Eucaristia, perché sia custodita come bene prezioso, come tesoro della Chiesa, il corpo e il sangue di Cristo, così come i sacramenti. La Chiesa è costituita tale in virtù della fede apostolica, dei sette sacramenti e della gerarchia. Pertanto, così come c'è prima la Chiesa e poi il Concilio, c'è prima la Chiesa e poi il Papa. Se chiariamo questo, allora forse c'è qualcosa di più chiaro anche nell'attuale impasse che stiamo vivendo. Allora, con questa premessa veniamo ai nostri giorni. Perché dobbiamo rifiutare queste posizioni sede vacantiste, di segno diverso? Perché il problema non è nell'assenza del Papa per salvaguardare la roccia. La roccia è costituita da Cristo, ma la roccia stessa, come vi dicevo poc'anzi, è tale
nella misura in cui professa la fede integra. E se questa roccia, se il Papa, ipotesi, mettiamola come ipotesi, perdesse la fede, non sarebbe più Papa? Perderebbe per se ipso facto il ministero petrino? Se il Papa non credesse, non giudico la fede soggettiva del Papa, sto parlando di fede oggettiva, fede della Chiesa, che si manifesta negli atti di magistero del Papa, che devono essere atti che confermano la fede. Se il Papa non credesse, lui, come Pietro, per questa ragione non sarebbe più Papa, o la Chiesa non avrebbe più la roccia, il Papa continuerebbe ad essere Papa ma senza credere, e perciò la roccia diventerebbe una roccia che apparentemente è porosa, è una roccia che sembra che si sgretoli. Ma non perché non c'è il munus, non perché non c'è il ministero petrino, ma perché non c'è la fede che fonda il ministero petrino. E questo è il problema. E la fede non c'è, non da oggi o da ieri, ma non c'è da un po' di anni a questa parte. Se ricordate, già Benedetto XVI denunciava questa crisi di fede della Chiesa e volle emanare anche, volle che si celebrasse un anno della fede per rispondere ad una crisi di fede della Chiesa. E questo è il problema. Più che stare lì a pensare se questo è Papa, non è Papa, come non può, perché non è Papa, perché non c'è quella, Benedetto non ha mai abdicato, eccetera. Il problema è che non c'è la fede. Non c'è la fede oggettiva. E questo non per necessariamente per un rigetto, ma perché c'è una confusione di fondo. Perché questo spirito del concilio si è fatto strada ed è arrivato ad essere, potremmo dire, spirito del papato. Un papa che è sempre cetra dello Spirito Santo in ogni cosa che può dire, e invece non è così. Quindi né un concilio né un papa fanno la Chiesa, ma prima c'è la Chiesa, poi c'è il Papa, poi c'è il concilio. Allora proviamo a mettere un po' di ordine nelle nostre idee cattoliche. Proviamo a fare ordine nella nostra fede. E perché non ripartiamo tutti da ciò che è più essenziale, ancor prima del Papa? Il Papa è necessario per la Chiesa, ma ancor prima del Papa che cosa è necessario? La fede. È vero? Se non c'è la fede non c'è neanche la Chiesa. O meglio, la Chiesa c'è, rimane lì, ma si svuota. È in crisi, come la nostra Chiesa. È in crisi. È in crisi perché? Perché non c'è la fede. Ciò che non si vuole riconoscere oggi, provando tante teorie, provando a postulare tante teorie, è che in questa confusione che regna c'è una crisi di fondo, che non è la crisi del papato, è una crisi di fede che sostiene la Chiesa e il papato. Lo scandalo da accettare, che non si vuole accettare assolutamente, è questo che mi sembra il problema più grave, uno scandalo che non si vuole accettare, ma è quello che succede, è che perfino un papa potrebbe non credere. Perché chi garantisce che Pietro creda sempre? Chi glielo garantisce? Vi ricordate, c'è nel Vangelo, quando Pietro inizia a redarguire Gesù dicendo: no, guai a te, tu vuoi andare a morire, ma perché? Devi salvarti la vita. Pietro pensa in modo umano. Pietro vuole scampare Gesù dalla croce. Quindi pensa come pensano gli uomini. Pietro può pensare come pensano gli uomini e smette di pensare come pensa nostro Signore Gesù Cristo. La croce è uno scandalo e Pietro vuole evitare che Gesù salga sulla croce, che Gesù muoia in croce, perché vuole salvare la vita Gesù, ma in modo umano. E si può dire anche in modo umano che l'inferno è vuoto, lo si può dire?
Sì, si può dire che l'inferno è vuoto perché? Perché è umano. Nessuno vuole condannare neppure il suo peggior nemico all'inferno. Tutti vorremmo che nessuno andasse all'inferno. Perché in fondo siamo buoni e perché in fondo non vogliamo soffrire. Ma questo è umano. Gesù invece ha detto un'altra cosa nel Vangelo. Per credere che l'inferno non è vuoto, bisogna credere in quello che dice Gesù. Devi credere nel Vangelo. Devi convertirti. Pietro, dopo che era diventato diavolo, Pietro può diventare anche diavolo, diaballo, colui che getta la confusione, colui che divide. Pietro, mettiti dietro a me, convertiti. Quando ti sarai convertito, conferma i tuoi fratelli. Ma è necessario che ti converti, che inizi a credere con una fede divina e non con una fede umana, che vuole evitare lo scandalo della croce. È questo che succede ai nostri giorni. Quindi lo scandalo da accettare è che perfino un papa potrebbe rinunciare a credere con la fede soprannaturale. Più che per salvaguardare l'incolumità del ministero petrino, diventando iperpapalisti di primo ordine, si preferisce il sedevacantismo, rifiutando la dimensione visibile della Chiesa. La scelta del sedevacantismo è il desiderio, certamente cattolico di fondo, ma sbagliato, di salvaguardare la roccia, di voler vedere la roccia lì, sempre secondo le parole di Gesù. Ma si fa i conti senza l'oste, potremmo dire così, perché poi bisogna fare i conti con Pietro, con la debolezza di Pietro, e Gesù stesso ha fatto i conti con la debolezza di Pietro, appunto, che vuole impedire che Gesù salga, vada a Gerusalemme e muoia in croce. E allora mi avvio alla conclusione, concludo. Quello che è necessario, più che farci il nostro gruppo, più che scegliere un'altra denominazione e sbattere la porta e andarsene, è invece imparare a distinguere in modo più frequente. Distingue frequenter, dovrebbe essere un po' il motto dei nostri tempi, che non è un cavillo, diciamo, teologico per giustificare un po' il tutto e accettare anche la contraddizione. È una regola teologica. È chiaro che non a tutti è dato di interrogarsi in modo teologico, ma soprattutto a chi propaga queste teorie, che sono ipotesi, è invece dovuto una riflessione più attenta, perché significa sviare le anime, significa portare le anime all'esaurimento e quindi al confondere invece di guidare. È una prova. È una sofferenza, nessuno vuole nascondere tutto questo. Ma dobbiamo essere certi della parola di Gesù con attenzione, proprio con questa distinzione, che mette le cose al loro posto e chiama le cose con il loro nome. C'è una ragione ultima per la quale la Chiesa non viene meno, è la parola di Gesù. E allora, se la Chiesa non viene meno perché è la fede di Pietro, in quanto trasparenza di Cristo, in quanto professione della verità di Cristo, questa fede è presente nella Chiesa, anche se Pietro barcolla, anche se Pietro è incerto. Vi ricordate quella parola di Gesù? Quando verrà il Figlio dell'uomo, troverà la fede sulla terra? È una domanda abbastanza enigmatica. Il Figlio dell'uomo troverà la fede se venisse adesso? Beh, dovremmo dire sì. La fede la trova perché c'è una persona che crede e crede a nome della Chiesa, crede per la Chiesa in un modo immacolato. Senza dubbi,
nella sua fede questa persona che è una donna, la Beatissima Vergine Maria, che crede e crede con una fede immacolata, ecco lei che sostiene con la sua fede la fede di Pietro, anche in qualche modo incoraggiando Pietro e custodendo nel suo cuore immacolato tutta la fede della Chiesa. Ecco perché la Chiesa non viene meno, perché è sicura e stabile, fondata sulla roccia di Pietro che crede grazie anche all'ausilio della fede di Maria, una fede intatta, sempre vergine, una fede che non ha tentennamenti. Ecco perché è importante trovare la Madonna in questi tempi, cari amici. Se vogliamo oggi più che mai essere fedeli a Gesù, fedeli alla sua Chiesa, dobbiamo necessariamente diventare anime mariane, anime che pregano il rosario ogni giorno. Dobbiamo consacrarci al cuore immacolato di Maria. Questa è la garanzia che noi non perdiamo la fede. E se noi non perdiamo la fede, non andiamo via dalla Chiesa. Quindi l'invito finale è proprio questo: essere anime mariane, diventarlo sempre di più, conoscere la Madonna, amarla, consacrarsi a lei, pregare ogni giorno il Santo Rosario. E quindi con la Madonna adorare l'Eucaristia, diventare con Maria anime eucaristiche. L'Eucaristia non viene meno, perché appunto l'Eucaristia fonda la Chiesa e quindi l'Eucaristia alimenta la Chiesa. Nella misura in cui viene celebrata l'Eucaristia viene edificata la Chiesa, anche se Pietro o quel sacerdote o quel vescovo o quel cardinale zoppica, la fede viene edificata dalla Eucaristia. E l'Eucaristia viene custodita, pura, santa, immacolata, come dice il canone romano, da Maria, dal suo cuore, immacolato. Ecco, allora direi in questo modo il mio vuole essere un contributo proprio per rimanere saldi nella fede, saldi nella devozione a Maria, incrementarla o riscoprirla o viverla e così rimanere forti, sicuri che questo tempo è un tempo difficile, ma una purificazione che ci permetterà poi di riguardare la Chiesa con gli occhi, appunto, gli occhi con cui è vista sempre da colei che rispecchia la Chiesa, è lo specchio, il modello, la Vergine Maria. Bene, grazie. Avete ascoltato Cattolica Fides, catechesi del lunedì a cura di Padre Serafino Maria Lanzetta.